Questo. Andato. Ok, bentornati per la serata Ludopatilda. Quindi avviso i nostri cari moddini. Oh sì, questa musica ci piace. Carichi? Carichi namidiani pronti? Sento la switch. C'è, c'è, c'è. Ah, stasera non ci sono. Se riesco, faccio un salutino. Basta salutare, Barn. Non ti preoccupare. Credo che staremo lì 2 orette circa. Ecco, massimo. Giusto per dare. Non, perché non so quante persone aspettarmi in realtà in live. Carichi? Ero fluidone. Comunque, allora chiedo. Intanto abbiamo le missioni giornaliere da fare. Classificati tra i primi 20 in sfida a 35. Easy. Completa 4 livelli in una sola sfida a 35. Easy. Usa 10 volte la roulette oggetti in sfida a 35. Non l'ho mai usata, però vabbè, non è una cosa difficile da fare. Nel senso, basta andare nella roulette. Quindi dovrebbero essere fattibili tutti. Rispondete al pronostico, o meglio, scommettete pure i vostri punti canali sulle sorti della mia partita. Quindi, la domanda del pronostico è: secondo voi rientrerò tra i primi classificati, diciamo, inclusi tra la posizione, prima posizione e la quindicesima, secondo voi? Scommettete i vostri punti canale, io non voglio, ecco, tanto sapete che la skill c'è, ma a volte faccio cazzate, quindi fate voi, dico niente. Buonasera Thomas, benvenuto, tornato, ciao. Oh, ok, categoria c'è? Beh, a guerra la guardiamo magari tra 2 minuti, facciamone una prima, dai, facciamone una e poi guardiamo a guerra. Pronti? Sfida 35, yes, si va. Quindicesimo posto escluso. Sì, dalla 14 in giù. Facciamo così. Va bene, va bene, va bene. E allora, no, non. Partiamo già col fungo. No, partiamo con Mario nudo e crudo al primo livello. Così, per scaramanzia. Ok, l'ha trovato? Molto bene, molto bene. Vi ricordo che questo gioco, tra l'altro, è gratis, se avete Nintendo Switch Online, e resterà disponibile fino a fine marzo. Quindi buttatevici. Ed è una sorta di Battle Royale. Pronti? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Partiti! Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì. Non vince chi arriva più lontano, vince chi no. Fa cazzate. Beh, è la prima partita, ok? Quindi portate pazienza. Là. Oddio, quanti. Troppi. Ok. Monetine servono. Stelline servono! Oh sì. Voglio una versione remix disco della musica qui della stellina. Sarebbe troppo bella. Attenzione, arrivano cose. Siamo 18esimi, signori. Chiedo tra l'altro ai mod gentilmente. No, il fiore! No, ho perso il fiore! Ho fatto la cazzata. Ecco, doppia tripla cazzata, quadrupla cazzata. Chiedo in modo gentilmente di preparare il nuovo pronostico nel caso arrivassi quattordicesima. Ovvero, secondo voi rientrerò nelle prime 3 posizioni? Domanda. Va. Questa lo rompo. Ottimo. Un po' di monetine. Dammi il fungo, te prego. Meglio, meglio del fungo. Come si fa? B, ok. Sì! Grandi ragazzi, siamo già undicesimi! Attenzione! Partiti in quarta, devo dire. Cerchiamo di prendere un pochino di tempo, ammazzando i nemici. Me la sto prendendo un po' troppo comoda. Speriamo dopo di rientrare nel primo livello. In teoria si fa così. Ok, dov'è l'1.1? Là, facciamo le cose easy. Io online dovrei farlo proprio ora. Vai, 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 vai! Purtroppo non si può giocare, cioè non si può fare una stanza. Ecco, l'unica pecca di questo gioco
è che non si può creare una stanza con degli amici e giocare nella stessa partita come per Tetris. Altrimenti, ragazzi, no, ho fatto la cazzata. Cioè, l'avrei portato molto più spesso in live, perché, cioè, provate a immaginare giocare con la community. Vai. Spac. Trin. Se scommettete da me, vi do il cane vincente a 30. No! Carlo. Ah, è caduta. Ok. Non abbiamo tanto tempo, in realtà. Uff, 9 su 35. Ah, questo non mi piace. Cazzata. Ok. Fare cazzate. Turu. Non si fa. No, era vitale avere il fiore. Mamma mia. Piano, donna, non agitarti. Prima partita 6 su 35, belli. Scusate. Non è male. Le musiche sono meravigliose, sì. Ciao, sei! Ci diamo le scommesse questa sera. Serata Ludopatilda, benvenuto! Benvenuto a Checritali, pronto qui a scommettere. Hai vinto 4.500 punti, non 45.000, no? Cioè, è un po' seria la cosa. Cazzo ha perso, ordini, mi sa. Ordini del medico. La chat è sopra le persone. Ah, beh, posso metterla sopra il gioco, volendo. Magari la metto qui, dato che... La metto qua. Qua dovrebbe essere meglio, perché comunque andiamo sempre verso, cioè, verso di là. Quindi potrebbe essere meglio. Se scommettevo 30k, quanto vincevo? Non lo so, non so bene Critali come vengono divisi, non so l'algoritmo. Però credo tanti. È 10 minuti che non muore lo sturo. No, Carmen, non hai capito, è sempre peggio qui. Cioè, più vai avanti e più il tempo si dilata e inizia a sudare freddo. Funziona così. Hai il rollerino? Vediamo. Allora... Controller, cambia impugnatura, ordine. Ring. La. Oppla. Bene. Ora le cose si fanno sul serio, signori. Partiamo anche con Funghetto. Sì. Chi è arrivato? Ciao, non avevo salutato. Come stai? Oh, Minna, carino. Sto bene, sono carica. Carica, voglio arrivare sul podio. Voglio il podio, assolutamente. Quindi partiamo con Fungo e... Vabbè, sempre al primo livello. Poi la prossima potremo farla casuale. Pronostico avviato, scommettete i vostri punti, canali, sulla vittoria. Ricordatevi, la skill c'è, ma a volte fa cazzate. Tipo prima. Tuffo nel nulla. Così. Prima cazzata. Però, vabbè, rimediamo subito. Non vi preoccupate, era un test. Ciao Dromo, come va? La va bien. Prima partita, sono arrivata sesta. Tenete anche le statistiche. Qualcuno tenga le statistiche, tipo. Fungo. Oh sì. Monetine necessarie. Din. Tu perisci. Tu esci. Tu corri. Già finito? Next. Corri. No, non ha senso correre così tanto. Non è una gara, Firby. Non è una gara. Guardate come soffre quel Goomba. Ora non soffre più. Che craniate, però. No! Peggio. Ok, che ho riparato. Riparato, va tutto bene. 12 su 35. Ciao, che è arrivato.
Hello! Rigumba. Ciao Laura, buonasera a te. Buonasera, qui siamo ritornati alla ludopatia. Via, giro di qua, giro di qua, giro di qua, giro di qua. Warp zone! Rifacciamo questo, rifacciamo questo. Ho voglia di rifare questo. Ci danno più 15 secondi. Tattico. Ragazzi, però dobbiamo muoverci. Io ve lo dico. Abbiamo solo 36 secondi. Forse è perché li uccidiamo con il fiore e non saltandoci sopra. Però vabbè, meglio così piuttosto che perdere. Però muoviti. Muoviti, Mario. Occhio alle craniate qui. Ottimo. Vedete che me ne danno due se ci salgo sopra. Piano, Mario! No, porca miseria! Che cos'era quel salto misero? Domanda! Ciao, Laura! Buonasera! C'è la guerra, eh? Punto esclamativo a guerra. Sono triste. Il mio cuore... Prova dolore in questo momento. 10 inclusa, ve? Troppo tardi, mi sa. Nuovo grado, però. Sono undicesima, comunque. Piano Mario. Che corso. Ciao. Ciao, Nick. Buonasera. Come state? Ma quindi stasera ci si diverte? Speriamo. Proviamoci. Ciao, Andrea Marazzo. Ciao anche a te. Che combini? Che combinate? Nick, com'è andata la tua giornata? La mia è stata molto positiva, perché appunto ho detto... Wow. C'è pure l'evento di Overwatch oggi, poi voglio comunque giocare a Mario e venerdì esce la demo di Monster Hunter con la roba in più e ieri c'è stato l'evento di Monster Hunter, poi ci sono un sacco di cose interessanti. Tra l'altro oggi, amici, è uscito sul canale YouTube, altra cosa che vi voglio far vedere, sul mio canale YouTube e bla bla, è uscito... il primo episodio di Pokémon Snap, il primo episodio dei guardoni, lo lascio lì così per archivio, sappiate che ci saranno tanti arriveranno tanti spezzoni di live, alcuni più lunghi, alcuni più corti, gli episodi dei gameplay, alcuni momenti lolli da un certo punto di vista, magari momenti divertenti. Diventerà un enorme archivio, devo anche cambiare nome al canale, voglio chiamarlo tipo Hilda streamava, proprio così per il meme. E comunque giusto per, ecco, per avere un archivio. Cosa molto molto importante. Grazie a Stewie Griffin che si è iscritto al canale 8 minuti fa. Grande Stewie, vedi? Che bravi, adoro. Bene, passiamo alla prossima. Come siamo andati con i punti, signori? Pronostico nuovo. Top 10? Top 10, chiedo in modo di annullare il... quello di prima. È abbastanza incasinata la giornata, almeno ho da fare. Dai Nick, almeno stasera ti riposi. Come si fa a far sentire la vocina che dice ciao in live? Andrea, bisogna essere o abbonati o VIP. Quindi, per essere VIP li riscattate con i punti canale. I punti canale li vincete guardando tante live. Quindi, un modo c'è per tutti. Possiamo annullare il vecchio pronostico? Che dite? Top 10 avevo... il 93% di voi aveva votato sì. Minchia. Siete bravi però. Nel caso suona il campanello di casa direttamente. Esatto, Giorgia. Questo pronostico è nuovo. Avete scelto voi non più top 15? Perché dite che sono troppo skillata adesso. Mi piace questa cosa. Scelta casuale. Via. Funghetto e mappa casuale. Si può fare. Questo gioco è molto divertente, Andrea, molto divertente. E scaricalo, provalo, perché comunque resterà disponibile fino a fine marzo, a quanto ho capito. Dai, no, con che livello partiamo? Ma è impazzito, con il 3-1. Siete sicuri di quello che avete votato, vero? Ma siamo sempre all'1-1. No, in testa no, il Goomba no.
Ma prendiamo più punti se la ammazziamo con la... con la stellina. Scusate. No! Traditore! L'avevo visto. Ottimo. Ah, ho dimenticato. Ma si può? Si può failare? Co- 18 su 34. Ragazzi, troppa troppa fiducia stasera. Che fail enorme. Che non lo so. È la classica scoreggia al cervello, signor Ombra. La chiamo così. Non prende, va in controcircuito così. Buonasera, Mark Special. Bene, amidianini splendenti. Sì. Pronti a splendere di insulti nei miei confronti. Perché le cose potevano effettivamente andare un po' meglio. Però vabbè, bentornato, bentornato, Mark. Quanto manca la guerra? 10 minuti? Riders, lo lasciamo lì in backgrounds e andiamo avanti. Scelta casuale? Ok, si va. Ehi, c'è Felix, buonasera. Buonasera anche a te. Come stai, amico? Come va? Noi abbiamo doppia live stasera. Abbiamo grandi programmi, grandi lavori. Non puoi partire così, però. No, ragazzi, non so più prendere. Ok. Concentrazione. Perché anche io comunque il podio lo voglio, ve lo dico. Cioè, la mia scommessa è arrivare al podio. Io non posso pronosticare. Come giusto che sia, tra l'altro. Cioè, non è che lo streamer può scommettere. Sì. Caduta malissimo. Felix, no! Fermi, 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 no! Vediamo se possiamo prendere l'angolino del... Tristissima, lo volevo. Comunque avevo pochissimi secondi. Ottimo. 4 più 7. Allora facciamo sì che... No, stavo per dire, facciamo sì che siano le tartarughine a prendere un po' tutto. Invece, però possiamo puntare su questa. Là. Non ci danno. Ok. Perché dobbiamo stare anche attenti al tempo, eh. E allora, bene. Ah! Questo è tradimento. Ciao Frostark, benvenuto in live. Benvenuto anche a te. Se ti avessi visto prima in live ti avrei raidato. Non ti preoccupare, dai, non ti preoccupare. Sarà per la prossima, tanto noi siamo qui. Siamo qui. È il fiore, è un fail enorme, Pine. Tu non hai visto niente. Che palle, cioè volevo solo prendere il Goomba. Ma che oh! Male. Questo è stato uno dei fail più tristi, secondo me. Però qualcuno, secondo me, ha vinto. Cioè, voi avete capito che possiamo arrivare sesti come arrivare diciottesimi. Io ho visto tutto, dice Pine. Paura. Dici, signor Ombra, i pronostici ci sono tutti. Chi è che aveva votato no? I 6? C'erano pochi punti. Punti su no, però. Hey yo, what's up Hilda? Hello Berku. Hello. I'm good, thank you. Lo fa apposta per impoverirci. No, no, cioè dipende da voi cosa decidete di votare. Uè. E allora.
Mi rifiuto di crederci, povero Felix. Felix non è abituato a questi tradimenti improvvisi. Si può già annullare il pronostico? Potete già farne uno nuovo? Chiedo ai mod. Sera, alla fine esce il nuovo evento o niente? Ainis, secondo me, parte alle 8, come tutti gli eventi di Overwatch. Io posso anche controllare un attimo Battle.net e vedere se c'è già online, però credo sia alle 8, sai. Lei ha perso la fiducia di tutti noi. No, perché? Ma siete voi che vi siete fidati troppo delle mie capacità. E a forza di accumulare sassoli ho quasi finito di costruire il barbecue per l'estate. Vedi, Fridone le azzecca tutte invece. Meglio di così. Allora, per la cosa dei pacimari ancora non c'è niente su Battle.net. Quindi secondo me è presto. It's ancora presto. Sfiducilda. Andiamo di pronostico nuovo. Non vedo i mod, non vedo risposte. Pronto? Amici, ci siete? Per la legge dei grandi numeri vinci. Chiedo se posso iniziare una nuova partita. Fatto, grazie Mantra. Grazie. Troppo carini, ragazzi, ma uno spam di cuori per i nostri mod che sono lì, che moderano e che fanno i sondaggi verso le mie sconfitte. Dai, ci sta. Un po' di cuoricini per i nostri moddini. È già attivo, vedi, ve li meritate. Se ne perdi un'altra, te li tiriamo dietro i sassoli. No, Manuel, no, dai, non siate così violenti nei miei confronti. Oh, cioè, dai, no, dai, vediamo dove arrivi, Manuel. Dai, vediamo dove, tieni. Allora gioca tu, i bambini. Oggi sono stato in live 2 ore a cercare di catturare Girati. Fermi, che inizia. Ma perché Frostdark, tutta questa violenza? Aspetta. Non facciamo i soliti errori, ecco. Vediamo di fiore munirci subito. Però, no, non puoi far ste cazzate. Ragazzi, c'è nervosismo nell'aria. C'è nervosismo nell'aria. Oh, la Switch! Tranquillo, non ti preoccupare, scherzavo. Dai! No, e tu no? Ok. Sono sempre pochi secondi, porca mannaggia. Ok. Quello vitale prenderlo, perché ci dà sempre 15 secondi. No, che cazzo fai? Perché? Perché, donna? Comunque 17esima, attenzione. Cerca di fare più salti, il fiore di solito serve come punto di vita extra. Ma paura! Che è arrivato? Buonasera, ciao Nylog. È un momento di grande tensione. Vai! Scelgo te. Ok, sto più tranquilla se ho il marietto grande. Buonasera, Nylog. Ok, chat, io ti voglio bene, ma qui le cose sono un po' complicate. Bravo. No. Cosa ho scoperto? Non me lo ricordavo. No, fare così ogni volta. Che palle. Però 15 conta come 16 in realtà. Perché morta io, ne restano 15. Lo so. Però siete voi, secondo me, che date troppa fiducia. Beh, certe cose private non le condivido con così tanta spontaneità. Però se fossi in voi non escluderei mai nulla. Non escludere niente, Giorgia. Vorrei sottolineare una cosa: da quando Hilda ha cambiato controller, la performance è migliorata. È vero, ero più brava con il controller fuffa. Cioè, ho fatto la prima partita col controller. È il controller il problema. Non male. Più cautela, più monete. Perco, insomma. Allora, The Nickname ha pure richiesto gli occhiali, se io non vorrei dire. Allora, proviamo controller pro più occhialos. Vediamo se cambia qualcosa nell'aria. Che dite? Ci proviamo? 20esimo, vedi Andrea? Però se è la prima non è male, dai. Allora, occhialos messi. Poi, lo teniamo questo? Perché andavo meglio col controller fuffa. Chi ha vinto? Cazzo, puoi vederlo qua. Sì.
Intanto 20 minuti alla guerra. Quello Kalos entra in circolo a tutta la potenza. Vai tranquillo, vero, vero. Possiamo tenere allora questo controller. Va bene. Vai. Prossimo pronostico. Io terrei 15 comunque. Una sola cosa, guarda le clip che hanno fatto oggi su di me, please. Frost, lo guarderò dopo la live. Ora è un po' complicato guardare le tue clip, capisci? Dopo con Overwatch. È troppo tardi the nickname. Troppo tardi, li userò adesso. Tanto so che qualcuno li riscatterà anche dopo, quindi... Ok, 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 ok. Buona fortuna. Grazie, Berku. Speriamo bene. Sempre paura, quindi, beccarlo sbagliato. Là. Non male. Buona partenza. Brutta partenza. Partenza migliorata. Due giocatori con le scintille. Non sarà facile. Davvero? Davvero, Berku? Ok. Paura. Molto meglio. Forse rimbalzo. Mamma mia. Siete brutti. Siete brutti. Vi schiaccio tutti. Mi cadono gli occhiali. No, 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 no. Piano, piano, piano. Ok. Non lo sapevo, sai, Berku. Grazie. Bene. Ok, ora scappa. Troppe. No, 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 cazzata. No, 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 no. Niente, l'abbiamo perso, mi sa. Crazy, aiutami. Oh, merda, forse torna indietro. No, non torna indietro. Qui c'è qualcosa di utile. Ciao, Crazy, grazie del raid. Scusami, che qui è un casino. Oddio. Ok, avanti. No, 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 no. No, problema. Problema, problema, problema. Dai, dimmi che almeno uno di questi. Qualcosina per me. Oh, porca puttana. Però dodicesimo. Ostia. Benvenuti in live, amici di Crazy. Ciao. È stato un po' tragico. Però grazie del raid. Grazie del raid. Allora, piccola, piccola parentesi. C'è stato qualcosa che non avevamo preso in considerazione. Come ci dice Berku the Ripper, all'inizio di ogni partita, se noti, alcuni giocatori che brillano sono forti. Bene. Noi non li avevamo notati, quindi siamo stati anche troppo bravi. Vedo poche scommesse, però. Cosa sono 20 punti canali su 10? Questa ludopatia vi è già passata? E allora, grazie del raid comunque, Crazy. Benvenuti a tutti i pazzerelli di Crazy Mets Official. Vedo Fabianski, Lale, che belli. E poi c'è ancora i 6. Cioè, 95 sassoli più facile in mia vita. Ma vi voglio vedere osare di più. Osate, osate di più. Devi conoscere meglio i livelli, cara Hilda. Hai ragione, Berku. Non li conosco abbastanza bene. Però ci divertiamo lo stesso. Ciao. Vedi che con gli occhiali si è migliorato la tua prestazione. Esatto, nickname. Ma ci volevano, ci volevano. Ciao, JoyzenTube. Benvenuti in live anche a te. Benvenuta, è arrivata anche Nerissa. Che lusso. Buonasera, amici. Mettetevi comodi che giochiamo ancora un po' su Super Mario 35. Prima vi siete persi la parte su Harvest Moon, dove abbiamo dato il nome al nostro carissimo nuovo cane. E poi c'è Agüera, come al solito. A livello 2. La prossima è quella dei tokens. La prossima Agüera. Quindi cerchiamo. Questa l'abbiamo fallita prima. Quindi cerchiamo, ecco, di
restare più raggruppati. Ecco, bravi, vi vedo già più impegnati rispetto a prima. Siete in 33, prima abbiamo provato in 22, non so cosa mi è saltato in testa. Però ci sta, ci sta. Punto esclamativo a guerra e ci vediamo sul campo di battaglia. Ma come mai giocate a codesto gioco? Black, Jolteon Tube, buonasera anche a lei, buonasera Black. Perché? Perché è bello, perché così potete scommettere i punti canale sulla mia vittoria o la mia sconfitta. Buonasera. Dai che si va avanti. Allora, beh, sempre casuale, dai. Intanto bevo. Top 15? Vedremo. Secondo me la performance varia in base da come abbiamo vinto. E guarda Neri, prima ho fatto la prima partita, sono arrivata sesta con il controller, quello fuffa. Poi ho giocato col pro controller e tutto è iniziato ad andare male. 100 scommesse? Oh sì Fabio, unisciti anche tu. Piripi piripi pi. Aia, cazzata. Ah no, è per mettere un po' di brivido. Dai. Eccolo in testa, lo sapevo. Il maledetto, il mannaggia, la miseria. E allora? Adoro quelli, quando ti cadono in testa, io adoro troppo. Troppo bello. Vai. Bene, gli ultimi due colpiti. Poche monetine, stiamo attenti. No. Problema grosso. Sì, ma è impossibile. Ho blastato. Ma sapete le chiappe proprio strette così, strettissime. Mi ha ruttato in faccia. Ma ha ruttato in faccia fortissimo. È diverso. Ha fatto proprio male. Ha fatto veramente male. Sa che Bowser abbia usato la sua furia. Sì. Effettivamente dolore. Dolore grosso. Ho iniziato a firmare i cammelli per avere sassoli. Davvero i sei. Siamo arrivati ai 14esimi però. Siamo entrati nei 15, Il sondaggio diceva top 15, sì o no? Il sport player emotional epic montage. No, ti prego, no. 20 sassoli aveva scommesso Nerissa. Perché è appena arrivata, non so se sei in forma, avrai fatto bene. Ma si può correre? Abbiamo corso. Bevi per Fabionski. Che per Jolteon Tube, va. Manuel, una volta che metto no, è successo. Bevi per Nerissa. Ragazzi, se consumate tutti i bevi stasera, poi durante Overwatch non bevo più. Attenti. Casso? Sono un po' osti, crazy, effettivamente. Ciao. Vuoi fare la guerra, Jolteon Tube? È arrivato Diego. Buonasera a tutti. Ciao a tutti voi. Ciao Casso, ciao Sio Ombra e a tutti coloro che sono simpatici, ovvero tutti. Bravo Diego, hai detto una cosa molto intelligente. Sono tutti molto, molto simpatici. Quindi benvenuto anche a te. Qui è grande centro scommesse stasera, dico. Quindi vedi un po'. Ban per Fabioschi, perché? E invece l'hai fatto partire, hai visto? Ma sì, ma riprendiamolo subito. Che dite? Pronti? Buonasera, auguri per il canale Discord che fa il compleanno. Grazie della croce! Sì, è passato esattamente un anno da quando l'abbiamo aperto. Sembra... Cioè, da un lato sembra una vita fa, però da un lato... Sembra tipo ieri. È un po' strana questa cosa. Come Occhialos? Mark!
Mark vuole aumentare la difficoltà, signori. Attenzione. Attenzione. Ok. Ok, 14esima comunque, non male. Fermi! Eccola lì! Eccola lì, la nostra Giorgia! Con gli occhialos, ti ringrazio. Il 10° mese per la nostra Giorgia che rinnova il suo abbonamento. Grazie di cuore. Grazie, Giorgia. Alla faccia di Mark, ti è. Apprezzo. Grazie mille, Giorgia. Grazie mille per la tua resub. Che bello, un po' di lussi per la nostra emote artist. Un po' di lussi, un po' di lussualità. Grazie mille, grazie. Ora possiamo partire carichi qui con Marietto. Oh no, vai. Grazie. Per stavolta passi, ringrazio che ho il cecchino scarico. Vedi, vedi. La Mark tirannia, ma cosa leggo? Cosa leggo? Punto esclamativo Giorgia, ben detto. Sto tryhardando su Super Mario 35. Vai Andrea, vai, fammi, aggiornaci mentre giochi, aggiornaci. Facci sapere. La scommessa, esatto, non c'è il pronostico? Aiuto! Aiuto! Osti, ma oggi... Eh sì che oggi, crazy. Esattamente un anno fa ho aperto il server a tutti. Già fatto. Ah, ok, già andato. Grazie mille, Mantra. Non lo fa ovviamente a partita avviata perché non è giusto, ci sta, bravi. Salta fino al mondo 3 sei arrivato? Grado 10, non male. Prima ci siamo presi una fiammata da Bowser pazzesca comunque. No, merda, la cazzata enorme, scusate. Il tuffo nel nulla. Triste. No. 10-10 per il tuffo. Ma ha fatto una parabola immensa, avete visto? Mai visto una roba del genere? Cioè, almeno alle Olimpiadi secondo me dovrebbe andare molto bene. Midnight, ma che mega messaggione, vediamo. Comunque, posso urlare la felicità del canale Discord aperto? Fortunatamente sono venuto qui, vi ho incontrati e lovati. Ma chi devo ringraziare di più è Dark Andros, che mi ha fatto incontrare voi. Quindi lovo anche lui nel dubbio. Scusate, il mega messaggio dedica a voi, bellissimo. Che carino, nostro Midnight. Che carino, tanti cuori per te. Ah, mi fa un sacco piacere. Quando vi vedo così affezionati, cioè, dico, ok, qualcosa di buono l'ho fatto nella vita, perché ho messo insieme delle persone che stanno bene assieme e posso, ecco, nel mio piccolo, dargli un po' di gioia. Quindi sono molto contenta, grazie Midnight. Che bel messaggino. Tania Cagnotto, levate. Esatto, Barn. Cioè, 10-10. Voto per il tuffo. Grazie della croce. Manco Michele Giordano. Laura, grazie mille. Ci vediamo dopo se ti va. A più tardi. Neanche Tiger Woods. Ma lui non giocava a golf, Nerissa. Ah, perché ho centrato il buco? Furbetta. C'hai ragione. C'è proprio il buco. Cioè, dove siamo caduti? Grazie per i punti. Certo, tu non aveva zero fiducia nei miei confronti. Non scommetterò mai più. Basta, mi sono rotto le palle. Povero Casso. Casso ha perso, mi sa. Nuovo pronostico comunque. Stasera non so da fa. Oh, ho sentito un fremito nella croccantezza. Sì, Andros. Sì. Ma scusa, ero rimasta un po' indietro con la chat. Esatto, ci vediamo al massimo dopo. Hai visto, Andros? Hanno ringraziato anche te. Manco Rocco. Eccolo, è spawnato Mark, è spawnato. Ragazzoni belli, vi lascio in lurchino che la pappa chiama, anche la leva. A dopo, grazie del lurk, apprezzo davvero tanto. Comunque io sono 2 ore che ho questi occhiali addosso e non mi dite niente. Cioè li devo tenere per 3 minuti. Allora, ti dico a Pellegrini, spostati, doppi sensi tra 3, vabbè, ormai abbiamo già dato. Sono venuta apposta per il Discord, anche se probabilmente lurkerò guardando voi. Ma ci piace, ma guardateci. Cuori per Andros, che non bastano mai. Andate. Berku, eccomi, scusa, pure io sto su Mario 35. Ma tu sei bravo, Berku, tu sei più forte, lo percepisco. Aggiornaci, almeno tu ci dai soddisfazioni. Grazie. Pensavo fosse il nuovo look. No, della croce. Purtroppo ci sono persone brutte, cattive in questo canale che mi costringono a mettere quelle cose imbarazzanti.
Io comunque ringrazio tanto Ida che mi ha fatto conoscere tante belle persone con cui avviare le mie battaglie personali. Oh, Nelissa, carina anche tu, carina. Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Davvero, 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 sono contenta. Non è possibile che devo sclerare su tutti i giochi. No, allora Andrea, rilassati. Allora, piano. Allora. Beh, se entro nella tua partita, se perdi puoi vedermi in azione su spettatore. È vero, Berku. Cercherò dopo. Oggi con chi posso litigare? Con Mark, sicuramente. Persone cattive? Che fanno questo? Spero che non sia più riscattabile. Forse, no, forse c'è un altro occhialo se riscattabile. No, allora, improvvisati musicista a me piace tantissimo, Minna Night, ci sta sempre. Quello ci sta sempre, quindi sì, momento ildofono. Non fate caso al casino qui, cose compromettenti che non dovete vedere. Ecco, levato. Quindi il momento ildofono va sempre bene. Pronti? Grazie Minna Night per aver speso 6.000 punti canale per il momento ildofono. Allora, ma Nintubers, adesso, durante l'ildofono? Sì, grazie mille belli, grazie mille del raid, benvenuti, che avete combinato? Scusate, c'era un momento esibizione, Super Mario 3D World, beati voi, io ancora non ce l'ho, sono triste, Cillilda, Diego impazzito, gli hashtag. Grazie mille del raid, amici di Nintubers, mettetevi comodi, stiamo giocando a Super Mario 35, però ancora 30 secondi di ildofono perché il nostro Midnight Night se li merita tutti. Quindi sì. Poi stavano uscendo anche delle belle melodie oggi. Quindi ci sta. Buona cena, Manuel. A più tardi. Ta-da! È tornato il Guitar Hero moment, più o meno Wither, più o meno. Poi guardate che bello il messaggio di Andros che dice: un bacio di sera appassionato sulle note dell'ildofono. Oh, che momento romantico, ci piace, ci piace. Beh, grazie a voi, grazie soprattutto anche a Minna Night che l'ha riscattato, no? Che bel momento, che bel momento. Bentornato Wither, tra l'altro. Mia posizione migliore è 16. Andrea può arrivare più giù, da un certo punto di vista. Può arrivare più giù. Allora, andiamo a dare un'occhiata anche alla guerra? Che dite? Perché secondo me... No, mancano 20 minuti. È un pochino presto. Vuoi anche tu questa suoneria? Manda il dofono al 48248. Ma sarebbe bellissimo. E invece risparisco che vado a mangiare. Va bene, Wither, ti aspetto dopo che alle 8 giochiamo ad Overwatch anche stasera. Quindi se ti vuoi unire, venga. Tanto sberre da ordini. Mi dice, siediti bene. Fatto. E torniamo anche qui su Super Mario. Dai, cerchiamo un'altra, credo. Che i mod abbiano già fatto il pronostico. Confermatevi voi. Pronostico già attivo. Sì, ottimo allora. Si va. È tornato Death Arcana anche. Ho chiamato, ma a parte la segreteria telefonica che truffa. No, non è quello. Vado a cena, belle personcine di un pianeta ben preciso. A dopo, Mark. A più tardi.
Mezz'oretta e controlliamo Overwatch. Vediamo sta cosa dei pacimari. Se perdi arrivo a 6k, ti rifaccio suonare. Va bene Della Croce, va bene. Via. No, piano. Buona cena, cenante a Mark. Oh, colpito. Mamma mia. Quello lo chiamo il salto scarso. Che è quello che... in testa no. Ok. Più 15. Perfetto. Piano. In questa fretta. Ecco, mi serviva quella tartarughina. Piripi, piripi. No, 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 mi serve! Mi serve la stellina! Presa. Madonna, lì è sempre pericolosissimo, ragazzi. Quella corsetta lì ogni volta quasi ci frega. La! Spiri, piri, piri. Trintri, ad ogni precipizio stringo le chiappe. È il mio peggior nemico, la fretta, alla fine, se ci pensate. Perché la maggior parte delle volte precipito, devo semplicemente frenare. È che comunque è anche una questione di velocità. Purtroppo Mario è più difficile di quello che sembra. Ecco, 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 ecco. Un'altra diapositiva della fretta di Hilda. Non mi lamenterei, eh. Uno, due. Boh, tagliamo di qua. Spiripidipidi. Spiripidipidi. Perché qualcuno deve... Perché qualcuno ha approvato il termine porno divo? Ah, per il segno ombra. Perché? Cosa leggo, Bobo? Mi fai perdere! Difficoltà aumentata con la chat. Ok. Arriva piano, va sano e va lontano. Insomma. Però arriva tardi. Fabio. No, piano, 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 piano. Sa che hai ragione te. Scusate, non è la mia intenzione. Assolutamente, forse. No. Salta! Ok, momento un po' tragico. È mia! Sì! Piano, che qui Mario salta tantissimo. Rischiosissimo. Ok. Non male, non male. 10, eh? Piano. Quella intelligente in teoria non cade. Ok. Devo prendere... più monete possibile, perché con le monete... Ecco, appena detto. Ci stavo credendo! Ci stavo credendo un sacco! Non è giusto. Stavo credendo. Buonasera Anonimo, buonasera a te, come va? Dai, questo è stato un progresso, no? Che dite? Tanto un pochino meglio? Che stress questa run, un pochino, vero Nerissa? Cioè, c'è ogni momento di tensione, di paura. Non so se avete mai giocato a Super Mario Bros 3, lì i peggiori nemici sono le tartarughe, quando le spingi partono in velocità Super Sonic e le riprendi sul muro. Infatti ogni volta che ne lancio una del Tarkano ho sempre paura che ci sia il muro alla fine che mi ritorni indietro. Ogni volta che si avvia o finisce un pronostico mi lagga la live. Che strano mantra. Se vuoi cedere a qualche altro mod, tanto comunque giocheremo. Adesso facciamo una guerra. E adesso probabilmente andremo anche a fare a guerra. Tanto guardiamo se c'è qualcuno che conosciamo e magari sta giocando adesso. Perché purtroppo non si possono fare le... come dire, le...
i gruppi. Modalità spettatore. Ci sono i nick delle persone. Stai guardando Kite. Che cosa strana. Sperre, regala un abbonamento ad Elissa. Che carino. Grazie, grazie mille. Grazie mille Sverre, che carino. Neri, bentornata tra gli abbonati. Ma, ebbene sì. Ebbene sì, grazie Sverre. No, non ci sei Berco, peccato, peccato. Vabbè, comunque, menu principale. Menu principale. Grazie Sverre, super carino. Poi Agüera e poi Overwatch. Dovremmo essere, dovremmo starci in teoria con gli orari. In caso facciamo un po' di chatting tra Overwatch. Che dite? Buonasera pesci vendolaio! Buonasera amori dell'Asia! Come state? Come sta andando? Sta andando molto bene, grazie mille. Sta andando molto bene, devo dire. Cioè, io mi sto divertendo un sacco. Mi sto divertendo, poi voi scommettete i punti canale. Iniziano a scommetterne sempre meno perché hanno paura, non hanno più fiducia in me. Anche se ho recuperato un pochino. Però comunque... Se vuoi scommetterli anche tu, sai come si fa. Sei in hype per Overwatch stasera su Discord. E per entrambe le cose, Minna Knight. Per entrambe le cose. Sono molto contenta per entrambe. Icone. Potrei cambiare la mia icona, effettivamente. Oh, carino. O se no... Questo. Sì. Bello. Piace. Perfetto. Scelta casuale, vediamo. Questo, sì. Poi abbiamo il Pachimari pronto per dopo, Poi lo attacchiamo qua. Vicino a noi ci porterà fortuna su Overwatch, picchia! Muoviti! Cadere. Via! Datemi il fungo! Il fiore! L'abbiamo preso da sotto? Com'è stato possibile? Là. Più 15. Sì. Molto bene. Bella partenza. Bravi con i pronostici. Grazie moderatori. Carini. Mamma mia. Per un secondo me l'ho dimenticata il tasto per lanciare le fiamme. Ma cos'è? Ok. Attenti. Stringete le chiappe qui per il salto. Ok. Tutto liscio. Tutto liscio. Tutto tranquillo. Niente panico. Ai ai ai. Me la sentivo. Raga, me la sentivo. Il fungo fiore. Personaggi fantastici, dove trovarli? Solo da noi. Sono perso il pronostico. L'ho visto partire poco fa. Quando ringrazia. Poi fa ste cazzate. Allora. Là. Vai. Salta, 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 salta. Adesso qui facciamo una cosa strategica. Non era questa. Non era questa. Ok, molto meglio. Vai. Scelgo te, tartaruga guscio. Vola. Oh oh. Oh 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 oh. Ok. Mamma mia, che rischio. Vi siete spaventati? Io sì. Piano. Ok. 13. Not bad. Not bad. Ok. No, ecco, l'errore di comunicazione lo eviterei io, Andrea, onestamente. No, non avete pronosticato? Che peccato, proprio ora che stava... Vi giuro, non l'ho fatto apposta. Stavo anche per dire proprio ora che è andata bene. Scusate. Ciao, cuore qua. E niente. Vabbè. Rischio, Alec.
rischio, perché era un'occasione ghiotta, c'erano tanti Goomba lì pronti, però ahimè è andata così. Avrei perso, quindi meglio se non ho pronosticato. Eppure fu morta. Hai vinto 3 pronostici su 3. Ma ragazzi, Nerissa prevede il futuro, mi sa, perché lei vince sempre. È vero, Mantra, cioè dacci dei numeri buoni che andiamo a giocarli, vediamo. Andiamo a giocarli alla Super Enalotto. Come va la guerra? 5 minuti, dai, secondo me riusciamo a farne un'altra qui su Mario? Secondo me sì. Dai, facciamo l'ultimina su Mario. Ragazzi, scommesse finali aperte, andate. Chiede modo di preparare il prossimo pronostico e quando è pronto potete pronosticare, io parto. Vedo 2756 punti al pesci vendolaio ed altri 3. Porca miseria. Yes, yes, yes. Chissà come sarà questo evento di Overwatch. Vado a vedere sul Twitter se hanno aggiunto qualcosa per capire. Poi vi faccio vedere in caso. Contenuti. No, l'ultimo è sempre questo qui dei Pacimari. Carini. 300.000 visualizzazioni. Pacimarci. Carino. Carino. Dai, dopo. Votate, 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 amici. Serata Ludo Patilda. Ultima partita su Super Mario 35. Scommettete i vostri punti canale sulle sorti di questa partita. Per ora cerchiamo di capire se arriverò sotto la 15ª posizione. Io ti ho dato fiducia, dice Nerissa, che vota sì. Crazy vota sì, Della Croce vota sì. Giorgia vota no. Chi vota sì è un folle o vuole far bella figura. Giorgia è onesta e dice no, per me tu perderai male. Vediamo, vediamo quanti no. Midna per il sì. Andrea va, non importa, Sberre vota no. Sempre votato no, ma non ho mai vinto. Vedi, 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 dovresti cambiare idea, Sberre. 10.000 punti canale puntate su top 12, rischione, attenzione, questo non lo sapevo da parte di mod. Si concentri, Sì, promesso, ragazzi, metterò tutto il mio impegno adesso. Niente cazzate, non vi leggo, non vi leggo finché non finisce, promesso. Non ho solo votato sì, ho votato 2K sul sì. Porca miseria Della Croce, sei sicuro? Proviamoci. Proviamoci, partiamo subito con il fungo. Livello 2-4. Vedremo. Vedremo come va. Ai ai ai. Botto di punti. Questa è follia, questa è blasfemia, questa è Sparta. Sì, Minna. Vai, Fluidone, anche lui ha votato no. E perdiamoli questi 3.000 sassoli, dice il pescivendolaio. Dai su Ildina. Ciao Shisdemon, ciao Kevy. Buonasera. Ciao bella. Come se fosse la lettura sul suo il tuo problema e non la velocità. No, infatti. Effettivamente. Dai. 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 Top 12. Paura, paurissima. Top 12. Sono andata cauta lì, sul buchetto. Già l'abbiamo rischiato un sacco di volte. Ok, livello 2. Ciao Diego, grazie. Questi li schiaccio, ragazzi, non mi frega niente. Questi li voglio schiacciare. Danno più secondini. Buona serata, Diego. Ciao Barn, hai votato no? Bravo. No! Vabbè, si può recuperare, si può recuperare. Più che altro... No, la volevo quella. Eccola. Prendiamo lei.
Siamo a 16, eh? Sì, Alec, abbastanza. Il no sta tremando, eh? Vi vedo, voi votanti del no. Un sacco di monete, eh? Anche un sacco di secondi. Non male. Ma 13. Niente cazzate. Ok. Senta come salti. Ho visto una pianta in mezzo. A guerra pronta. Per dopo. Dopo bevo quelle qua. Oh, sono ancora tredicesima però. Da quante ore? Chiedo per un amico. Avete stretto le chiappe per me? Ok, non è ancora finito il pronostico, nel senso, se perdo restano in un... Ok, nuovo pronostico, ragazzi. Dite, scegliete se arriverò sotto la quinta posizione. Ci può stare la quinta? Come numero? Ok, avanti. Questo lo conosciamo bene, in teoria. Grazie per il nuovo pronostico, grazie mod. Sei tosta, eh? Più che altro perché loro sono forti. No. Succede se ne prendo due? Non mi dà 2000 ore in più di... Madonna, che casino. Ma sei scema? Cioè, poi... Ma perché non ci sono andata addosso direttamente? Partita più lunga della mia vita? Porca miseria. C'è sempre quel... C'è sempre il saltino prima che mi panica. Però settimi. Però è stata tanto più dura rispetto alla prima. Il panico. Il panico. È troppo per me, uno stress troppo grande.